Oggi vi parlo di un libro che è arrivato da Amazon in questa busta. Questo è il libro. Si intitola La strada, il mio diario di hippie ed è scritto da Luca Vidal. Ho fatto molta, molta, molta fatica a trovarlo. È un libro che è stato edito nel 1972, ha avuto solo due edizioni nello stesso anno, queste. Come vedete, il libro è tenuto bene, insomma, per l'età che ha. C'è qualche macchia di umidità qui, però la copertina è leggermente appena rovinata. Ovviamente è un libro che ha 50 anni quasi, per cui è un po' ingiallito, però non è scarabocchiato, non c'è niente. Questa è la copertina che è stata scelta per il libro, dove vedete questi ragazzi, e all'interno ci sono anche le cartine dell'itinerario che questo ragazzo ha fatto per andare in India dalla Francia. Infatti lo scrittore è francese. Ecco qua, queste sono le sue cartine. Dunque, questa è l'edizione italiana, ovviamente. La storia di questo libro. Questo libro lo trovai nella biblioteca del mio comune, appunto negli anni 70, era appena uscito e lo avevo letto con curiosità, perché era un fenomeno di quei tempi, diciamo, che i ragazzi partissero per andare verso l'Oriente. Le tappe che facevano in genere erano sempre quelle, insomma. Arrivavano praticamente in India per poi arrivare a Kathmandu, in Nepal. Ho conosciuto una ragazza, una mia amica veramente, amica d'infanzia, che ha fatto questo percorso, l'ha fatto anche lei, e mi aveva raccontato, insomma, un pochino le cose che aveva visto, come aveva fatto il viaggio, e queste cose le ho trovate anche in questo libro. Adesso è molto frequente che i ragazzi viaggino per il mondo, ma non a quel tempo, perché i mezzi di trasporto erano realmente molto cari. L'aereo se lo potevano permettere solo alcune persone, per cui era un viaggio molto lungo, che veniva fatto un po' in autostop, un po' con gli autobus, con i treni. Insomma, erano viaggi un po' così, fatti a pezzi. Alle volte magari partivano da casa, poi trovavano gruppi di amici, poi si lasciavano, si dividevano, ognuno andava per la sua strada, perché comunque, ovviamente, attraverso i vari paesi vuoi magari vedere posti diversi, no? Per cui capitava poi che si ritrovassero per strada. Questo libro di cosa parla? Parla di un ragazzo che viene praticamente contattato dai genitori di un amico che era partito per l'India e che non dava più informazioni, per cui gli chiedono di andarlo a rintracciare. Parte da Strasburgo venerdì 24 ottobre 1969. Allora, il primo capitolo è intitolato Qualcosa d'altro ad Oriente. Vi leggo solo le prime righe. Strasburgo, venerdì 24 ottobre 1969. Sono le 6:08. Mollo gli ormeggi, il treno parte. Lascio ancora una volta il mio paese, quest'angolo di terra in cui vivono tanti esseri che mi sono cari. Adesso vi leggo magari la prefazione che c'è sull'ultima pagina. Abbandonavo ciò che era mio perché non riuscivo a vivere, ad amare, ad essere in una società materialista composta unicamente di futili miraggi, vane illusioni e crudeli menzogne.
In effetti sono stati anni di grande cambiamento per la mia generazione. Ecco, c'era una parola che si chiamava conformismo a quel tempo. Adesso purtroppo il conformismo permea tutto. Ma allora si rifuggiva. Si rifuggiva perché volevamo una vita nuova, più libera, con rapporti diversi. Insomma, è stata una bella epoca, devo dire. Dunque, ricominciamo. Il mondo fantastico e suggestivo che conosce, intessuto di tramonti maestosi, di notti alla ghiaccio, di alberi schiaranti, cornici naturali ogni giorno nuove, gli riserva scoperte su scoperte. Il tempo non era più il tempo, lo spazio non contava più e il mondo intero mi sembrava essere nelle mie mani, ero libero. Alla fine, libero da pregiudizi, Luca troverà quello che cerca. La mia strada ormai non è più una strada, è la vita. Dove ero ieri, dove sarò domani, non importa. È dove vivo adesso che è importante, il presente nel quale posso sempre raggiungere l'infinito, se amo. Fatemi sapere se vi è piaciuto, se vi interessa. Lo leggo, altrimenti lo leggerò per me e basta. Va bene? Grazie per essere stati sul mio canale. Ciao a tutti.